Campo Marino devastato dagli incendi ieri, altra domenica da incubo, peggio della precedente, le parole di Toma che spiega dietro i roghi la mano dell'uomo. Ancora sangue sulle strade molisane, all'alba ha perso la vita il motociclista Roberto Di Bartolomeo, 42enne di Campobasso, indagini in corso sulla dinamica del sinistro. Maria Centracchio, ambasciatrice del Molise nel mondo, la judoka vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal comune di Rocchetta al Volturno. Lino Banfi ama il Molise, distanza a Termoli, il noto attore si è goduto una giornata al lago di Castel San Vincenzo. La mafia dei Pascoli, il titolo del libro di Giuseppe Antoci, che racconta come la mafia si sia arricchita con un business legale e inesplorato. Libro presentato questa mattina a Boiano. Infine lo sport, calcio, è ufficiale Campobasso nel girone C di Lega Pro con Palermo, Bari, Foggia, Taranto e Messina. Stasera il calendario, oggi pomeriggio si raduna l'Isernia. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Tante notizie nel nostro notiziario, ma in apertura lo avete sentito dai titoli, ci sono gli incendi che non danno tregua al Molise, in particolare alla costa molisana. Campo Marino Lido ancora avvolta dalle fiamme, quella di ieri è stata una giornata di terrore per migliaia di villeggianti che hanno assistito con preoccupazione alle operazioni di soccorso. Anche questa mattina Canadair in azione e danni incalcolabili, come sempre il giorno dopo c'è l'inizio appunto della conta dei danni. Allora, noi dovremmo avere in collegamento in diretta il collega Andrea Bertolo, che per noi è a Campomarino. Eccolo Andrea, buon pomeriggio a te. Sì, direttore, qui a Campomarino Lido continuano le operazioni di spegnimento. Da questa mattina è in volo un Canadair per contenere il fuoco ancora vivo in alcuni punti. Il peggio per ora sembra passato, ma la paura tra la gente resta e abbiamo raccolto alcune testimonianze. Fiamme alte, devastazione e gente riversata nelle strade. A Campomarino Lido si è ripiombati nell'inferno, scene di terrore che ricalcano quelle già viste la scorsa settimana. A essere coinvolta è ancora la zona più a sud, dove le fiamme si sono propagate in due direzioni, all'altezza del cavalcavia, lungo la statale 16 e verso il distributore della Tamoil. Qui l'incendio si è fermato a pochi metri dalla stazione di rifornimento, evitando così una situazione che poteva portare a un disastro senza fine. E siamo a 100 metri circa dal distributore di benzina, vediamo quanto vicine sono arrivate le fiamme che hanno bruciato tutta la vegetazione, rendendo necessaria la chiusura anche della statale 16. Molta paura, c'è stato veramente molto panico. Noi, a me come hanno chiamato, siamo subito arrivati, abbiamo iniziato un po' ad attivare quelle che sono, diciamo, ecco, l'impianto antincendio, ho cominciato a bagnare il più possibile. Per fortuna il fabbricato, come anche il distributore, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco, siamo riusciti comunque a salvarlo. E abbiamo cominciato sempre comunque a bagnare, a buttare acqua, e le fiamme hanno comunque girato intorno e poi se ne sono andate verso comunque la rotonda, la nuova rotonda che sta per essere fatta. E poi è tornato il vento, ha girato in continuazione, girava, è passato dall'altra parte della strada, è tornato dalla parte di qua e ha fatto comunque tutta la parte della ferrovia, cioè comunque è girato intorno, è stato 3-4 ore veramente d'inferno. Per circoscrivere l'incendio sull'intera area sono serviti due Canadair e diverse squadre dei vigili del fuoco. L'operazione si è resa ancora più complicata per la vicinanza delle abitazioni. Sicuramente può essere pericoloso anche per le altre persone, giustamente. No, infatti dove abbiamo noi casa, appunto di fronte si vede tutta la devastazione, eccetera, quindi è un po' una brutta situazione, insomma. Purtroppo il fuoco è arrivato qua a due passi e la situazione era abbastanza complicata, però chiaramente incendi che succedono un po' dappertutto vuol dire che c'è la mano dell'uomo, sicuramente non c'è la mano della casualità. Tutta, diciamo, questa zona qui era abbastanza intenso dall'altra parte, e non solo ieri, anche l'altra domenica. Ha avuto paura lei?
Abbastanza, non tanto per noi, per i bambini più che altro, anche per il panico che si era creato. Di nuovo fiamme alte che lambiscono il camping, ancora Canadair in volo, insomma è una situazione che continua a essere d'emergenza. Sì, purtroppo sì, ieri ho fatto comunque uscire i miei clienti anche se non era necessario, li ho fatti appoggiare in un piazzale antistante il campeggio. A questi miei clienti non è arrivato nessun acqua, mangiare, nulla. Ho fatto la richiesta, mi hanno detto che i due punti a Campomarino sono Piazza Falcone e Piazza Aldo Moro. Ho chiesto, ma se vanno là i miei clienti trovano un po' di assistenza? No, non trovano nessuno. Era l'una. Allora, a questo punto sono rimasti tranquillamente sul piazzale antistante al campeggio. C'è stata molta apprensione ieri, che comunque ci è incendiata molto. Si è avvicinato anche alla sua abitazione? La mia no, però qua comunque c'erano pompiti, è stato un bel po' pericoloso. Traumatica, veramente. Noi abitiamo qui, ci siamo spostati con la macchina, stavamo in spiaggia, siamo riusciti ad andare all'altro lato, fine Campomarino, verso Termoli, fino alle 9 ieri sera. Proprio dietro casa, è stato un po' che ci siamo stati in attenzione con le pompe dell'acqua aperte, chissà riuscivamo, che si arrivava il fuoco. Ha avuto paura? Un po' sì, dai. È normale, poi ci sono arrivati i pompieri e hanno fatto loro, diciamo, quello che si doveva. Abbiamo ascoltato alle testimonianze, è stata fondamentale la collaborazione tra volontari, vigili del fuoco e forze dell'ordine per scongiurare rischi importanti, paura visibile ancora sul volto di molti villeggianti che adesso sperano in una definitiva tregua. Da Campomarino Lido è tutto, a te la linea, direttore. Grazie ad Andrea Bertolo. Canadair ancora in azione, restiamo sull'argomento perché i danni ambientali sono inestimabili, i danni alle cose ammontano invece a milioni di euro. Ancora una domenica da dimenticare per il Basso Molise e per Campomarino. Per Toma, dietro i roghi c'è la mano dell'uomo, sentite. Un altro lunedì di rabbia dedicato alla conta dei danni, anche questa volta incalcolabili. Quello ambientale è inestimabile e ci verranno anni affinché possa essere smaltito. Ancora Campomarino, ancora una domenica da dimenticare. 53 ettari di macchia mediterranea in fumo, in cenere, i due lati della Statale 16 e parte di Bosco Fantine. Peggio di domenica scorsa, ha sentenziato il presidente della regione Donato Toma dopo il briefing di ieri sera in prefettura a Campobasso, dove si è riunito il centro coordinamento soccorsi. È stata una situazione molto delicata e pericolosa, secondo me più di domenica scorsa. Per il presidente della regione ci sono forti sospetti su un'azione preordinata. Nelle prossime ore le indagini potrebbero riservare importanti novità. Troppi focolai, ha spiegato il governatore, viene spontaneo pensare alla mano dell'uomo. E in vista dell'arrivo di un'ulteriore ondata di caldo, prevista già domani, Toma lancia un appello. Raccomandiamo la massima prudenza e attenzione a tutti, anche perché con queste temperature una disattenzione può attivare un incendio con conseguenze drammatiche. Intanto si raccolgono i cocci e si cerca di tornare alla normalità. Ferrovie fa sapere che è ripresa la circolazione sulla linea adriatica Pescara-Foggia tra Chieuti e Campomarino dalle 23, dopo che era stata sospesa alle 17. I treni a lunga percorrenza hanno registrato ritardi e deviazioni di percorso. Nessun treno regionale coinvolto. Per garantire il servizio durante l'interruzione sono stati attivati 37 bus sostitutivi. L'impresa ferroviaria ha fornito assistenza ai passeggeri interessati, distribuendo generi di conforto nelle stazioni di Ancona, Bari, Foggia e Pescara. Informazioni diffuse nelle stazioni sui canali informativi delle imprese ferroviarie. Ultima ora, un vasto incendio è in corso a Monteverde di Vinchiaturo. Sul posto ci sono i pompieri di Campobasso che sono in attesa di un Canadair. Ora sempre la cronaca, ancora sangue sulle strade molisane, a perdere la vita questa mattina all'alba
un 42enne di Campobasso, Roberto Di Bartolomeo. L'uomo era a bordo di una moto, è morto nell'incidente avvenuto alle 4:15 sulla Bifernina in territorio di Limosano. L'impatto frontale con un'auto gli è stato fatale, nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda vettura. Le cause sono in corso di accertamento, tra le ipotesi anche quella secondo cui il 42enne si sia fermato per prestare aiuto ad una macchina in panne e sia stato poi travolto. Due feriti che sono stati trasportati al Cardarelli, sul posto equipaggi del 118 di Campobasso, Boiano e Frosolone, pattuglie di carabinieri di Campobasso, Boiano e Ripa Limosani. Ai militari ora il compito di ricostruire la dinamica. Il tratto di Bifernina è interessato, è rimasto chiuso fino alle 9 del mattino. Ed oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Stefano Innamorato alle 17 nella chiesa Santa Maria della Mercede a Guasto, frazione di Castel Petroso. Popolazione sotto shock per la prematura scomparsa di un ragazzo che in paese conoscevano tutti, ben voluto anche ad Isernia, dove aveva tanti amici e dove lavorava nel settore dell'edilizia. Il sindaco di Castel Petroso, Michela Tamburri, ha indetto il lutto cittadino. Siamo increduli per quanto accaduto, sono notizie che lasciano senza fiato le sue parole. Stefano, 32 anni, è una grande passione per le motociclette, ha perso la vita sabato pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto a Pesche, scontrandosi con una Fiat 500X. Ancora la cronaca: personale della squadra mobile della questura di Campobasso ha dato esecuzione ad una misura cautelare, personale della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di Toro di circa 40 anni, gravemente accusato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente e del figlio della stessa, nonché di violenza sessuale aggravata ai danni della donna. Dalle indagini è emerso un drammatico spaccato familiare in cui l'indagato ha sottoposto per anni a ripetuti maltrattamenti morali e fisici sia la propria moglie che il figlio di quest'ultima. La donna, dopo aver subito violenze fisiche, minacce di morte ed essere stata costretta a subire dall'indagato rapporti sessuali non consenzienti, ha trovato la forza di chiedere aiuto a persone di sua fiducia e poi alle forze dell'ordine, nonché ad uno dei centri antiviolenza operanti sul territorio, descrivendo il buio che aveva circondato la sua vita. La denuncia, per quanto sofferta, le ha permesso finalmente di aprirsi alla speranza di una vita migliore. Ed ora una lite scaturita per futili motivi, intervengono i carabinieri di Jelsi, intervengono a Gildone, giunti sul posto trovano un uomo che va in escandescenza e si scaglia con calci e pugni contro la porta d'ingresso dell'abitazione del suo rivale, un amico di famiglia col quale aveva avuto poco prima una accesa discussione. Solo l'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare l'uomo e di scongiurare una nuova colluttazione tra i due. Ma il 41enne, non contento, si è riuscito a liberare dai militari e li ha poi colpiti e ha tentato di colpirli con delle grosse pietre scagliate con violenza. Un militare è stato colpito al petto e al fianco da due grosse pietre, appunto, e una auto di servizio è stata danneggiata. Il 41enne è stato denunciato e dovrà rispondere di violenza, lesioni, resistenza e oltraggio al pubblico ufficiale, oltre che danneggiamento. Scusatemi, il 41enne è stato arrestato. Ora ci occupiamo del coronavirus. L'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale: 4 positivi su soli 54 tamponi refertati, con tasso di positività che schizza al 7,4%. 2 nuovi ricoveri in malattie infettive al Cardarelli. Si tratta di un uomo e di una donna stranieri arrivati in ospedale dal comune di Letino. Dunque salgono a 5 le persone ricoverate nei reparti Covid dell'ospedale di Contrada
Tappino, mentre per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri solo 684 dosi inoculate. Restiamo sull'argomento coronavirus. Nelle ultime ore un caso di positività si è registrato anche nel comune di Montaquila. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marciano Ricci si è subito attivata di concerto con l'ASAREM per ricostruire i contatti della persona contagiata e isolare eventuali nuovi positivi o potenziali vettori. Ringrazio il DG ASAREM Florenzano per la sensibilità dimostrata, le parole del primo cittadino che invita la popolazione a vaccinarsi e lancia un chiaro messaggio in vista della prossima apertura delle scuole. Senza certezze, ha concluso Marciano Ricci, non le riapro. Rocchetta al Volturno ha concesso la cittadinanza onoraria a Maria Centracchio, ambasciatrice del Molise nel mondo. Sentite che cosa ha detto Maria dal palco, parole davvero molto importanti. Sentite. Per me è un onore vedervi tutti qui, sapere che siete qui per me per festeggiare insieme questo risultato. Ma soprattutto sono felicissima perché, come ho detto, speravo che foste orgogliosi di me e vedervi tutti qui insieme nella dimostrazione. Grazie perché... Grazie perché vi ho sentiti vicini sin dall'inizio e davvero sapere che il mio popolo, la mia terra, mi guardava da casa e tifava per me, mi ha dato tanta forza. Quindi sicuramente nell'impresa che ho fatto c'è anche una parte, una bella parte di questa terra e di tutte le persone che con il cuore mi sono state vicine. Il popolo di questa terra mi conosce, sa da dove vengo, sa che cosa significa venire da un posto come questo, che ha degli aspetti bellissimi, ma anche a volte delle difficoltà. Quindi chi come me ha un sogno sa quello che ci vuole per realizzarlo venendo da una realtà così piccola, ma allo stesso tempo sa la tenacia, come molte persone hanno detto, la forza e la determinazione che noi in particolare abbiamo. Siamo molisani e siamo veramente forti e come ce l'ho fatta io, spero che tante altre persone dopo di me riescano a portare in alto il nome di questo popolo, di questa terra, perché valiamo tanto ed è giusto che lo sappiano tutti. Grazie. Grazie. Meriti sportivi e umani, il simbolo di una terra che non ha alcuna intenzione di soccombere, simbolo della determinazione, della tenacia, dell'amore, componenti con cui si possono raggiungere traguardi insperati, realizzare sogni chiusi nel cassetto. Ieri sera il sindaco e l'amministrazione comunale di Rocchetta al Volturno hanno conferito la cittadinanza onoraria a Maria Centracchio, judoka italiana delle Fiamme Oro, medaglia di bronzo judo, meno 63 kg alle Olimpiadi Tokyo 2020. La cerimonia in piazza San Domenico, nel parterre la famiglia, la mamma Silvia, il papà e mentore Bernardo Centracchio. E, per carità, stanno attestando la loro stima, la loro gratitudine verso Maria in una maniera incredibile, ma non solo dai seri, non solo da Rocchetta, dove è nata e ha vissuto per 5 anni qua, e il comune di Rocchetta ha sempre accolto il judo, ci è stato sempre vicino, ci ha fatto sempre lavorare. La regione, ma l'Italia intera poi, perché chiaramente una medaglia olimpica che rimane nella storia dello sport mondiale, perché puoi essere campione del mondo per un anno, campione europeo per un anno, campione italiano per un anno, la medaglia olimpica è per tutta la vita. E poi tanti amici e le istituzioni che hanno apprezzato molto Maria, due volte campionessa, ha detto Toma, per aver conquistato il bronzo olimpico e per aver gridato al mondo la fiera appartenenza alla sua terra facendo accendere i riflettori sul Molise. Di fatto ne è stata l'ambasciatrice. Il suo refrain, il Molise esiste meno forte, ha avuto un effetto mediatico strepitoso. Ma Maria ha regalato una gioia incredibile a noi molisani, ha portato qui una medaglia che vale tanto per noi e quindi è giusto stare qui con lei stasera per condividere questo bellissimo successo. Poi dopo
pochi minuti che aveva ottenuto questa grande vittoria, questa medaglia, ha ricordato subito la sua terra, ha ricordato il Molise, e quindi questa frase ormai rimarrà come uno slogan bellissimo, emozionante davvero. Ha generato entusiasmo tra i corregionali e le comunità molisane all'estero, che hanno visto in Maria un motivo di orgoglio e vanto. Il Molise le è grato. Ha fatto, come si dice, un deashibarai al mondo, deashibarai una spazzata nel judo, e ha dimostrato che il Molise c'è, che il Molise può dare questi risultati grazie a Maria, e io penso che ne farà anche un'altra di Olimpiade, un augurio. Ancora complimenti a Maria Centracchio. La mafia dei pascoli è il titolo del libro di Giuseppe Antoci, che racconta come la mafia si sia arricchita con un business legale e inesplorato. Libro che è stato presentato questa mattina a Boiano, a Palazzo Colagrosso. C'eravamo anche noi, sentite. Milioni di euro guadagnati per anni in silenzio da Cosa Nostra. Un business legale e inesplorato. Boss che riuscivano inspiegabilmente ad affittare tanti ettari di terreno nel parco dei Nebrodi in Sicilia, terrorizzando allevatori e agricoltori onesti. Li lasciavano incolti e incassavano i contributi dell'Unione Europea, perfino attraverso regolari bonifici bancari. Un meccanismo perverso che si perpetuava di famiglia in famiglia e faceva guadagnare somme impensabili. Un affare che si aggirerebbe solo in Sicilia in circa 3 miliardi di euro potenziali negli ultimi 10 anni, e nessuno vedeva o denunciava, fino a quando in quei boschi meravigliosi e unici al mondo non è arrivato Giuseppe Antoci, che è riuscito a spazzare via la mafia dal parco realizzando un protocollo di legalità che poi è diventato legge dello Stato ed oggi è applicato in tutta Italia. Vicenda raccontata nel libro La mafia dei pascoli, che Antoci questa mattina ha presentato a Boiano, accolto dal sindaco Carmine Ruscetta, dai componenti della giunta, dal sindacalista Sergio Calce, incontro moderato dal giornalista Giovanni Mancinone. Questa è la prova che i protagonisti di queste vicende, molto spesso le vicende di mafia, è il silenzio che dura per anni, il silenzio che fa andare le cose in un certo modo, e in questo caso a discapito di allevatori e agricoltori per bene, fondi europei che dovevano andare ad aiutare questo settore importante per il nostro paese, invece andavano a mafiosi, a capi mafia, quasi con normalità. Ecco, noi abbiamo interrotto questo sistema milionario, una fonte di sostentamento delle mafie senza precedenti, con fondi pubblici purtroppo. Lo abbiamo interrotto creando un protocollo di legalità che poi è stato esteso a tutta la Sicilia, che poi è diventato una legge nazionale e che oggi la Commissione Europea considera un importante strumento da estendere agli Stati membri. Ecco, abbiamo fatto solamente il nostro dovere. La lotta alla mafia si fa quotidianamente con normalità. Penso che è proprio la normalità dalla quale bisogna ripartire, cioè pensare che in questo paese fare il proprio dovere sia proprio normale. Cosa Nostra aveva decretato la sua morte. La notte tra il 17 e il 18 maggio 2016 Antoci è stato vittima di un attentato dal quale è uscito illeso solo grazie all'auto blindata e all'intervento armato del vicequestore Daniele Manganaro e degli uomini della sua scorta. Nel libro, con la prefazione di Gian Antonio Stella, Antoci racconta a Nuccio Anselmo la sua esperienza e il coraggio di tanti altri servitori dello Stato che gli hanno consentito di andare avanti nella sua battaglia, una battaglia vissuta tutti i giorni partendo dalle nuove generazioni, alimentata parlando e non nascondendo un fenomeno, quello mafioso, che continua a proliferare. Lino Banfi ama il Molise di stanza. A Termoli il noto attore nelle scorse ore si è goduto una giornata al lago di Castel San Vincenzo, sentite. Togliti la mascherina, se non capisco. Assolutamente. Un chezzo di quello che dici. Ho detto un chezzo. Inimitabile anche nel dire le parolacce, il maestro della comicità italiana, che da alcuni anni sceglie il Molise come meta per le vacanze estive, base a Termoli dove lo coccolano, e poi una puntatina al lago di Castel San Vincenzo. Lino Banfi non è passato inosservato e ha subito scatenato la curiosità di tante persone che hanno chiesto a Nonno Libero un selfie e un sorriso. Mi sono preso degli appunti perché sennò mi dimentico.
La colpa comincia 2 o 3 anni fa da parte di un avvocato di Termoli, un avvocato penalista, è penalista, civilista e casinista, parla sempre, però un grande avvocato, il quale mi disse: perché non viene a Termoli a trovarmi, c'è una villa al mare, cosa? Il mio ufficio stampa, che si chiama Paola, come la moglie di questo, tutte e due Paole, mi disse: vabbè, un giorno andiamo a Termoli. Ho visto Termoli, mi piacque e dissi fra me e me: dicono che il Molise non esiste, il Molise non è... Termoli è bella. A distanza di 2 anni ho detto a mia moglie: quest'anno, con tutto quello che mi sta succedendo in bene, questa rigenerazione banfiota, come la chiamano, eccetera, volevo stare un po' a riposo col cervello che mi fuma da tutte le parti, perché il successo è bello, bisogna gestirselo bene, però io ho pure 85 anni, non ne ho 22, però sono tornato e ho ritrovato splendidamente in forma Gilberto e Franca, Lucio, tutti quanti quelli che mi coccolano, e sono stato fino a oggi 7 giorni. Stamattina abbiamo detto: facciamo un'escursione. Però non mi aspettavo tutti questi chilometri. Quando siamo arrivati in questo posto, io ho detto: questo posto mi ricorda qualcosa. Poi piano piano ho messo a fuoco la chepa di Banfi e mi sono ricordato che qui, in questo vostro paese, questo paese dove ci troviamo, insomma, sono stato nel 79, pensate un po', molti di voi non erano ancora nati, forse, con Bobby Solo a fare uno spettacolo in piazza. Hanno fatto una bracciata, c'erano le brande, come le brande, i letti di ferro, tutti infuocati, che sotto c'era il fuoco, la brace, e sopra degli agnelli interi, cosce di cose, insomma, una grande mangiata, una grande briacheta, e mi sono ricordato, mi ha fatto tornare indietro di tanti anni. Questo è il succo. Personaggio camaleontico, l'85enne pugliese che ha sdoganato il dialetto della sua terra ed è entrato nella storia del calcio italiano interpretando Oronzo Canà nel capolavoro L'allenatore nel pallone. Nella vittoria degli azzurri agli ultimi europei c'è anche del suo, non il modulo, il 5-5-5, Mancini ha altri gusti, ma lo spirito di squadra, il gruppo che poi ha fatto la differenza. Io sono felicissimo, se ho portato fortuna a quelli degli europei, sono stato fortunato a portare fortuna, però il giorno prima imbroccai benissimo quello che poi è successo, ecco perché io feci un messaggio al capitano, a Chiellini, dicendo: di al CT vostro, anzi passamelo, fallo venire davanti così vede questo mio video, e mi rivolsi direttamente a Mancini dicendo: oh ragazzo, mi raccomando, domani la prima partita è importantissima, tu a Coverceno sei stato mio allievo, bravissimo, mi raccomando, Spinazzola immobile, momento, dico, non è che Spinazzola deve stare immobile in baletto, Spinazzola deve passare a Immobile, Immobile segna, e mi viene a dire vicino a una qualunque telecamera: porca puttana, così io capisco che è dedicato a me il gol. Successe questa cosa. Grazie maestro. A tutti i moliseni, un bacione. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Il meteo è presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. Previsioni del tempo per martedì 10 agosto. Sul Molise torna il caldo africano con un nuovo rialzo delle temperature, bel tempo fino a Ferragosto con venti in prevalenza deboli, queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 25, massima 38, Isernia minima 20, massima 37, Termoli minima 25, massima 30, Venafro minima 22, massima 36 gradi. Il meteo è stato presentato da Energy Pellet, la migliore qualità, il miglior prezzo. Chiama subito, i bancali li consegniamo gratis. È tutto per questa edizione, l'informazione in diretta torna questa sera alle 19.30, ora linea alla regia consigli per gli acquisti, tra pochissimo la pagina sportiva è ufficiale, il Campobasso nel raggruppamento C con della Lega Pro con tante grandi squadre, a tra poco.
Lo sport, il calcio, parliamo del campo basso ufficiali, gironi della Lega Pro. Come previsto, il campo basso è stato inserito nel raggruppamento C con i Lupi, lo vediamo anche dalla schermata. Ci sono Avellino, Catanzaro, Foggia, Latina, Monopoli, Paganese ed ancora Picerno, Taranto, Vibonese, Bari, Catania, Fidelissandria, Juve Stabia, Messina, Monterosi, Palermo, Potenza, Turris e Virtus Francavilla. Una sorta di B2 per il blasone e la forza delle squadre partecipanti questa sera alle 19. Il calendario con l'esordio del campo basso. Dunque maggiori dettagli nel corso del TG Sport di questa sera, in programma alle 20, intorno alle 20. E i Lupi intanto continuano ad allenarsi tra Vinchiaturo e lo stadio Romagnoli, si allenano perché il 21 è in programma l'esordio in Coppa Italia, mentre il 28 ci sarà la prima di campionato. Squadra al completo e l'allenatore potrà incidere molto sulla rosa, avendo tutti i giocatori a sua disposizione. Bisogna dire che il Campobasso dovrebbe sostenere delle gare amichevoli nei prossimi giorni, sicuramente alla vigilia di Ferragosto, il 14 pomeriggio, ma gli avversari sono ancora da definire, non ci sono certezze assolute al momento. E nel gruppo del Campobasso, possiamo rientrare in studio, c'è l'attaccante Giacomo Parigi, che subito è entrato nei meccanismi tattici del tecnico di Mirko Cudini. Parigi lo ha intervistato per noi Francesco Presutti, intervistato al termine dell'ultimo test dei Lupi giovedì scorso contro la Juve Stabia. Sentite. Benvenuto. Ovviamente queste gare insomma danno indicazioni relative, però quello che mi preme sottolineare, se voi mi puoi smentire, è che anche voi che siete arrivati proprio all'ultimo momento vi siete inseriti, parlo di gruppo, e quindi si sta creando già un bel gruppo, che ne dici? Sei d'accordo? Il gruppo è, come ho detto prima, è un grandissimo gruppo, sono tutti ragazzi bravi e che ti fanno subito sentire a casa, dai. Quindi ci siamo inseriti bene sia io che Michele che Kevin. Quindi siamo contenti e te l'ho detto, siamo convinti che possiamo fare grandi cose. Il risultato conta poco, anche perché dopo il ritiro, dopo una preparazione così intensa, è secondario parlare di risultato. Però, come ho detto prima, secondo me questa squadra ha proprio come la sua caratteristica principale il gruppo, perché ognuno corre per l'altro, ognuno si aiuta col compagno, quindi penso che questa sia la nostra caratteristica principale, oltre che alle doti tecniche, che secondo me sono alte, perché siamo una squadra giovane ma con tanta voglia di fare, tanta grinta, e secondo me con doti tecniche anche notevoli, ecco. Come ogni anno in cui si cambia squadra, trovare le dinamiche in campo non è semplice all'inizio, anche perché sono due giorni. Però sì, il mister ci fa lavorare molto sulla fase offensiva, sui movimenti d'attacco, sui movimenti di difesa, quindi fasi di non possesso, fasi di possesso, transazioni offensive, difensive, quindi sappiamo quello che fare quando andiamo in campo, questo assolutamente. È ovvio che ci vorrà un po' di tempo per entrare nei meccanismi, ma come ogni volta in cui si cambia squadra, penso sia normale, dai. Ed oggi pomeriggio a Lancellotta si raduna l'Isernia, San Leucio, Roccasicura, raduno allo stadio, poi da domani il lavoro a Roccasicura. In squadra anche Nicola Panico, con il presidente Traisci e con il direttore generale Palmeggiano, che hanno fatto le cose in grande con il chiaro obiettivo di vincere il massimo torneo regionale, allestendo una super formazione. Tra i calciatori più attesi i nuovi acquisti Carcione e Giglio, rispettivamente centrocampista e attaccante, entrambi
provenienti dal casino di Serie di Rosa, anche Petrone, Sabatino, Pepe, Vitale, Mingione e insomma un buon gruppo confermato dalla passata stagione. Alle 16.30 l'incontro con la stampa, dalle 17 lavoro sul campo agli ordini del nuovo mister Antonio Pecoraro. Maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni del nostro TG Sport. Grazie per averci scelto, buon pomeriggio, arrivederci.